mister Dante Boninfante qui a Piacenza al Palabanca. Purtroppo hanno vinto i padroni di casa per 3-1, un ottimo inizio. Poi cosa è successo? Un'analisi. Sono stati bravi 3 set e mezzo secondo me, abbiamo fatto un buon livello di gioco, siamo cresciuti rispetto alla trasferta di Trento, anche, siamo stati anche un po' più bravi in alcune situazioni dell'ultima partita in casa con Padova. Loro è una squadra tosta che mettono tanta pressione in battuta, abbiamo pagato, però siamo sulla strada giusta. Io ho detto ai ragazzi che volevo vedere dei miglioramenti, perché sono quelli che ci servono per arrivare a fine stagione a centrare i nostri obiettivi. Stiamo crescendo un passo alla volta e andiamo avanti. Allora, hai fatto anche diversi cambi, ma che cosa manca a questa Taranto per fare il guizzo finale e conquistare poi il set? Perché anche nel secondo parziale e nel terzo parziale eravamo avanti, poi però c'è stato un calo. Che cosa è mancato? Manca, l'ho detto in settimana ai ragazzi, manca la resistenza tecnica, stare nel set tutta la durata del set, contrastando gli avversari. Hanno fatto gran parte del secondo e del terzo set tutto molto bene. Dopo ci sono dei cali perché si fa fatica a fare sempre tutto al massimo e al 100%. Noi abbiamo bisogno di questo, stiamo lavorando e sono cose che i ragazzi sanno fare, quindi un po' alla volta riusciranno ad avere questa continuità. Ecco, hai dimostrato, la squadra ha dimostrato che comunque se la può giocare con tutti e questa sera infatti è successo come con Padova, anche con Piacenza, la squadra c'era e ha tenuto, peccato poi per il finale. Questo sicuramente è il segnale positivo della serata, perché torniamo a casa senza punti, però con una prestazione. Questo è lo stile che voglio della squadra, giocarsela con tutti. Poi, come è successo con Milano, abbiamo avuto le nostre chance, oggi a tratti, però secondo me è la mentalità giusta. Quindi contro Grottazzolina sarà una partita come le altre, un'altra finale come quella di stasera. Come tutte, dobbiamo cercare di mantenere la costanza che abbiamo avuto per gran parte della partita di oggi e poi confidiamo sull'aiuto del pubblico. Grazie. Ciao.